Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo di Dyson Digital Slim. Come ho già detto nel video del Dyson Omniglide, di cui vi lascio il link qua sopra nelle schede se non l'avete ancora visto, il 30 luglio 2020 la Dyson ha effettuato un comunicato stampa dove presentava due nuovi prodotti. Il Dyson Omniglide, di cui appunto abbiamo già parlato in quel video, che arriverà in Italia nel 2021, e questo nuovo prodotto di cui parliamo in questo video, che è il Dyson Digital Slim. Attualmente questo prodotto è commercializzato solo in Cina, Giappone e Corea del Sud, non sappiamo ancora dirvi se arriverà anche in Italia, e si tratta praticamente di un nuovo prodotto della Dyson, molto simile all'attuale Dyson V11, ma con delle caratteristiche leggermente inferiori e quindi probabilmente anche un costo sul mercato leggermente più basso. Prima di andare a vedere le caratteristiche di questo nuovo modello di Dyson, vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace sotto questo video per supportarmi e farmi crescere col canale. Per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare sempre nuovi contenuti. Iscrivetevi cliccando qua sotto sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i video che pubblichiamo ogni giorno su Recensioni per Scegliere, e sempre qua sotto in descrizione, oltre al link alla news di cui parliamo in questo video, vi lascio anche il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Come vi dicevo, il Dyson Digital Slim sarà un nuovo modello di Dyson che arriverà sul mercato, molto simile al V11 per alcune caratteristiche, ma in realtà rispetto al modello attualmente di punta per gli aspirapolveri Dyson senza filo, questo Dyson Digital Slim sarà più leggero, proprio come dice già il nome, grazie proprio alle sue dimensioni più ridotte rispetto al modello V11. Infatti avrà un peso di 1,9 kg contro i 2,97 del Dyson V11, quindi circa un 30% in meno di peso su questo nuovo modello, che ci permette quindi di andare a maneggiare con più facilità il nostro aspirapolvere senza fili quando andiamo a effettuare le pulizie di casa, e inoltre è il 20% più piccolo del Dyson V11 considerando la sua costruzione generale, quindi sia per quanto riguarda la parte del motore sia per quanto riguarda la parte dell'asta e delle spazzole. Anche questo modello utilizza la stessa tecnologia di aspirazione che viene utilizzata sui modelli Dyson V11, che consente la rimozione del 99,97% di acari e polveri presenti all'interno della nostra abitazione fino a particelle di 0,3 micron di dimensione. In questo modo sarà in grado di andare ad aspirare la polvere e andare a restituire aria pulita quando esce direttamente dal nostro aspirapolvere. Anche per il Dyson Digital Slim sono presenti i cicloni, in questo caso si parla di 11 cicloni, che andranno quindi a generare una potenza di aspirazione che ci garantisce dei dati molto interessanti. Infatti la potenza del motore Dyson Hyperdimium raggiunge i 120 giri al minuto, che sono diciamo di poco inferiori ai 125 giri al minuto del Dyson V11 e sono invece superiori ai 108 giri al minuto del Dyson V8. Quindi questo Digital Slim sarà un gradino diciamo leggermente sotto al Dyson V11 come capacità di aspirazione, ma sarà diciamo anche un modello che ci consente di andare a migliorare rispetto a quello che può essere ad esempio un Dyson V8. La potenza di aspirazione di questo nuovo aspirapolvere è di 100 watt aria, e per quanto riguarda proprio le potenze abbiamo tre modalità di aspirazione, come abbiamo anche sul Dyson V11: Eco, Med e Boost. Con le prime due modalità ovviamente abbiamo una durata della batteria più lunga, con la modalità Boost, che è diciamo la velocità massima che abbiamo a disposizione su questo aspirapolvere, la durata della batteria ovviamente si ridurrà. Durata della batteria e funzioni che vediamo direttamente sul monitor presente diciamo nella parte superiore del nostro Dyson Digital Slim. Anche in questo caso lo schermo LCD ricorda quello del Dyson V11 e ci permette di andare a vedere, oltre alla durata della batteria considerata nel momento in cui stiamo aspirando, anche eventuali problematiche magari di inceppamento di alcuni oggetti all'interno della spazzola, o magari quando è necessario anche effettuare dell'assistenza tecnica. Per quanto riguarda poi la lunghezza del bastone di aspirazione, è stata leggermente accorciata rispetto ai modelli precedenti, quindi il nostro Dyson sarà anche leggermente più corto, cosa che però ci permette magari di contenere il peso appunto del modello completo, e la spazzola di aspirazione presente in dotazione è stata migliorata rispetto all'attuale spazzola, infatti è stata resa leggermente più larga, almeno da quello che sembra dalle immagini, leggermente più bassa, quindi ci permette di passare meglio magari sotto alcuni mobili su cui prima non passavamo, ma sarà in grado sempre di andare ad aspirare sia particelle fini, come per esempio possono essere ad esempio i capelli, sia delle particelle con dimensioni un po' più grandi, come ad esempio i chicchi di riso o di mais. Anche del Dyson Digital Slim saranno disponibili diverse versioni
versioni, se appunto arriverà sul mercato italiano, che conterranno diversi accessori in base a quelle che possono essere le vostre esigenze. Quindi sarà poi voi a scegliere quale modello acquistare in base agli accessori presenti nella confezione. Si tratta quindi di un nuovo aspirapolvere che non va a migliorare magari l'attuale Dyson V11, ma potrebbe essere una soluzione interessante per chi vuole effettuare un passaggio a un modello più nuovo rispetto al Dyson V8, come ad esempio abbiamo noi, e ci permetterà probabilmente di andare a risparmiare qualcosa rispetto al Dyson V11 avendo delle caratteristiche leggermente inferiori. Vedremo se arriverà appunto sul mercato italiano. Per il momento non ci sono ancora novità sulle eventuali date di commercializzazione di questo prodotto. Per quanto riguarda il Dyson Omniglide, come detto nell'altro video, invece arriverà sul mercato nel 2021. Vi invito a vedere il video se non l'avete ancora visto. Ma per questo video del Dyson Digital Slim mi piacerebbe sapere da voi con un commento qua sotto cosa ne pensate di questo prodotto, se può essere un prodotto di vostro interesse, e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per rimanere aggiornati su tutte le novità del Dyson, ma non solo. Per questo video del Dyson Digital Slim è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Ricco.